inizia in questo momento il match tra Brescia e Inter, valido per la terza giornata del campionato Primavera Trofeo Giacinto Facchetti, girone B. Ponto si è pronto a mettere il pallone in mezzo, attenzione, sul secondo palo, palla che resta viva, attenzione, arriva Lasic, il gol del Brescia, il vantaggio dopo un minuto con Lasic, classe 1992. Qui vedete un retropassaggio avventato di Belotti, Longo che come sempre si avventa sul pallone, arriva per primo, viene falciato e qui non lo so onestamente perché è vero che era ultimo uomo il portiere, è vero che però Longo non andava verso la porta, andava verso la bandierina, falciato in maniera piuttosto netta. Decimo minuto, punizione per l'Inter, il destro di Bessel, il sinistro di Krizetic, sempre che tirino in porta i nostri, invece c'è un pallone sul secondo palo, troppo molle, che ancora Terrani sceglie il piede giusto, poi si ferma, chiede il fallo con ampi gesti, poi Krizetic cambia gioco per Vojtus, la tiene viva lo slovacco, prova il traversone sul secondo palo, lunga per tutti, allontana la difesa del Brescia, non è finita, la mette giù Krizetic, ottimo tocco di palla, ancora Lorenzo, Krizetic, il tiro da fuori, è la palla che termina sul fondo, Inter che c'è, Duncan. Ancora Duncan, guardate come se ne va di pura potenza. Duncan ci prova poi da fuori. Pontons mette il pallone sul secondo palo, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Non è finita! Da due passi Saliu si mangia il 2-0. È pronto ad aprire sulla destra laddove c'è Pecorini. Il tocco corto per Bessa, attenzione a Daniel, salta un avversario. Ancora Bessa che ci prova, non è giornata secondo me quest'oggi delle conclusioni da fuori. Parte Bessa sul secondo palo, va Cragno, non è finita perché la palla è ancora viva. Duncan la tiene in gioco, si ferma, uno contro uno. Ancora Duncan sposta la sfera, attento su di lui Belotti. Ancora Inter con questo bel pallone sulla destra, giocato da Pecorini che avanza palla al piede, spazio per andare. La palla è per Terrani che fa fuori un avversario, attenzione, Terrani ha il tempo per prendere la mira, il traversone sul primo palo. Va in due tempi Cragno e fa suo il pallone. Krizetic pronto a calciare, anzi si tratta di Daniel Bessa che andrà ovviamente con il piede destro. La rincorsa da parte di Bessa sul secondo palo, la palla che resta viva. E poi Vojtus all'indietro, ancora Inter che prova ad attaccare, 11 minuti al termine della prima frazione. Qui il velo spettacolare da parte di Duncan che lancia Daniel Bessa in contropiede, attenzione, Bessa arriva al limite dell'area, Bessa prova a fare tutto da solo, salta anche l'ultimo uomo, si allunga però un po' troppo il pallone. Accorge il direttore di gara, va Krizetic, lo schema, Duncan, attenzione, Bessa in area di rigore, Bessa! 1-1 Inter, Daniel Bessa, ancora lui, il primo gol in campionato e questo abbraccio con Andrea Stramaccioni vuol dire molto per questo giocatore. Daniel Bessa, il pareggio dell'Inter, lo schema su calcio piazzato molto elaborato ma eseguito a regola d'arte, la rabbia positiva di Daniel Bessa, undicesimo, qui Duncan lo serve con un pallone, il controllo da parte di Daniel e il pallone è una sentenza in area di rigore a un centimetro dal palo, la palla di Duncan in profondità, il controllo di Bessa, salta anche Saliu e poi la va a mettere dove non può arrivarci Cragno, 1-1 proprio nel momento più difficile forse della partita. Welbeck in Brescia, poi il pallone per Bara, l'apertura sulla destra per Saliu, attenzione Saliu cambia passo, la mette in mezzo, il Borno chiude, calcio d'angolo, il secondo del match per il Brescia, sul primo è venuto il vantaggio, tutta l'Inter in area di rigore tranne Romanò. Palla sul primo palo, il colpo di testa e il gol da parte del Brescia, incredibile, con Saliu che è salito in cielo. Qui guardate il colpo di testa un po' scomposto, Melgratti forse ha qualche responsabilità. Partita che gira ancora una volta nel momento, forse va con un braccio. Attenzione, pericolo perché un pallone vagante in area di rigore, la mette giù Bara, ancora Bara, il tiro giro di Bara e la palla sul fondo, Brescia vicinissimo adesso al 3-1. Pronto il calcio d'angolo. 25 come detto gli impiegati da Stramaccioni in questo video di stagione, parte Bessa sul secondo palo, il colpo di testa, Chisela! Il pareggio dell'Inter, il primo gol con la maglia della primavera da parte di Marek Chisela alla presenza numero 52, se la ride il centrale ceco, 2-2, meritato anche qui, Chisela va a saltare da solo al 30esimo, l'Inter pareggia i conti, il primo gol di Marek Chisela.
da quando gioca con la Primavera, ci ha messo 52 partite per farla, poi la sua esultanza, l'abbraccio di Bianchetti, 2-2, poi arriva Romano, ruba un pallone, si difende dall'attacco di un avversario, qui guardate ancora Romano, salta un avversario, in area di rigore avversaria, Romano, la palla per Bessa in area, Bessa sbaglia incredibilmente, una sorta di rigore in movimento. La palla in profondità, attenzione, Longo la ferma, ultimi secondi, arbitro che dice che può bastare così, finisce 2-2 tra gli applausi del pubblico, una bella partita tra Brescia e Inter, una partita viva, una partita che le due squadre hanno cercato di vincere, ripiloghiamo i marcatori, l'Asic fa l'1-0 alla fine della prima frazione, il pareggio di Bessa in apertura di ripresa all'11esimo, poi Saliu di testa segna il 2-1 e il definitivo 2-2 lo segna Chiesa al 30esimo minuto della ripresa.